c'è niente a cui dobbiamo dire un no assoluto, però c'è molto per cui bisogna dire limitiamo. Sapete, l'uomo non ha mai mangiato lo zucchero in gran parte della sua storia. L'Indù si è scoperto che se nei cibi di cattiva qualità aggiunge un po' di zucchero, sembrano di buona qualità. Infatti, se voi leggete le etichette, scoprite che un sacco di roba al supermercato contiene zucchero. C'è lo zucchero nei piselli in scatola, c'è lo zucchero nella senape, c'è lo zucchero nei sughi pronti, c'è lo zucchero nel pane, c'è lo zucchero nelle fette biscottate. È difficilissimo trovare delle fette biscottate che non contengano zucchero. E perché ci mettono lo zucchero? Perché se voi per esempio mescolate una segatura fine fine con della panna e con dello zucchero, sembra quasi una cosa buona da mangiare, perché comunque va giù. Lo zucchero è un modo per far sembrare buone delle cose che non sono buone. E lo zucchero fa male. Ma forse la forma di zucchero che fa più male è quella dello zucchero liquido. Dello zucchero sotto forma di bevande gasate e zuccherate, dello zucchero aggiunto ai succhi di frutta, perché devono aggiungere lo zucchero ai succhi di frutta? Perché la frutta è già dolce, non ne avrebbe bisogno. Ma se la frutta è cattiva, se non gli metti zucchero, non riuscirai mai a venderla. E intanto questo zucchero liquido, lo zucchero liquido ha una peculiarità, che va giù anche se siamo sazi. E anzi ci fa piacere, perché dopo aver fatto un grande pasto abbondante, no? Bere un bicchiere di Coca-Cola, no? Quasi quasi ci stura un po' il lavandino. E sapete, queste bevande zuccherate sono la principale causa dell'obesità, e dell'obesità di bambini in particolare. Il modo migliore per dolcificare è la frutta. Per esempio, si possono fare una ottima colazione dolce, per esempio quella fatta con i muesli fatti con i fiocchi d'avena, con le nocciole, con l'uvetta sultanina, con pezzettini di frutta secca. Se noi invece al mattino mangiamo i biscotti zuccherati nel lattino zuccherato, si alza moltissimo la glicemia, e quando si alza la glicemia il pancreas risponde producendo molta insulina. L'insulina fa abbassare la glicemia perché permette allo zucchero di entrare nelle cellule. Sapete, le nostre cellule vivono bruciando glucosio. Però quando la colazione è molto dolce, il pancreas produce molta insulina, e allora dopo un po' si va in ipoglicemia, che vuol dire che più dolci si mangiano, più viene fame di zucchero, perché quando siamo in ipoglicemia abbiamo fame di zucchero. Questa è la ragione per cui molti studenti alla fine della mattina sono nervosi, sono distratti, non riescono a concentrarsi, perché non c'è abbastanza zucchero nel sangue, e non c'è abbastanza zucchero perché abbiamo mangiato troppo zucchero. Il miele è anche molto meglio dello zucchero, però è meglio non mangiarlo a colazione. Il miele è meglio mangiarlo a merenda, dopo che si è fatto un'intensa attività fisica, si è fatto una partita al pallone di quelle che vi stroncano proprio, che alla fine vi fanno male le gambe, vuol dire che avete consumato tutto lo zucchero depositato, che è normalmente depositato nei muscoli sotto forma di glicogeno. I muscoli hanno consumato tutto il loro zucchero, allora anche se entra qualcosa come il miele che fa aumentare molto rapidamente la glicemia, questa glicemia non causerà danno perché andrà a rimpiazzare quello che è stato consumato dai muscoli.